Il Monte di Pietà è stato per secoli luogo centrale della vita economica, assistenziale e del welfare della città e come tale oggetto di attenzione di letterati e intellettuali. Anche nelle narrazioni più popolari come Il Lamento dei Poveretti di Giulio Cesare Croce, il padre di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, che alla fine del Cinquecento scrive «Nota ben quel che io ti insegno, primamente piglia un pegno, che sia tanto d'importanza quanto monta la sostanza». E poi vai con lieta fronte a portarlo tosto al monte. L'oggetto dato in pegno risolve una necessità urgente, talvolta vitale, libera la speranza e persino una momentanea felicità. Il passaggio non è però indolore. Chi ha necessità di impegnare i propri beni si trova in una situazione finanziaria di difficoltà e in una posizione psicologica di debolezza, anche se spesso non si tratta di persone del tutto indigenti. I pegni depositati al Monte di Pietà sono generalmente oggetti dell'uso quotidiano e costituiscono il principale patrimonio di chi li consegna. Biancheria, vestiti, tessuti, piccoli gioielli, beni che passano di generazione in generazione all'interno delle famiglie, ricoperti di valori affettivi, oltre che economici. Gli elenchi negli archivi dei Monti di Pietà non permettono di raccontare direttamente questa vastità di sentimenti e di umanità. Ma dietro all'oggetto, all'inventario, al dato bancario, si possono scorgere storie di vita che la letteratura può contribuire a immaginare. Molto spesso sono le donne a dover impegnare gli oggetti cari per dare liquidità al bilancio familiare. Forse per questo sono più frequentemente le scrittrici a raccontare queste storie. Tutti gli anni, quando mio padre riceveva per le feste natalizie o pasquali lo stipendio doppio, mia madre si appendeva agli orecchi due perle, che la sera distaccava e posava sul tavolino da notte, dove io con delizia nel dormiveglia le guardavo brillare. Ma presto, a distanza di qualche giorno, d'un mese al massimo, ella riportava in pegno al Monte di Pietà quei graziosi e ricchi pendagli, insieme alle fedi d'oro, ad altre perle, gioie. Alberto portava anche a volte l'argenteria di casa al Monte di Pietà e mia madre, non trovando una caffettiera, si metteva a piangere. «Senti cosa ha fatto Alberto!» diceva alla Paola. «Senti cosa m'ha fatto! Ma non posso dirlo al papà, se no lo sgrida!» E aveva una tal paura delle collere di mio padre che cercava le bollette del Monte di Pietà nei cassetti di Alberto e mandava Larina a disimpegnare le sue caffettiere in segreto, senza dirlo a mio padre. Frugo nella borsa, ma solo per passatempo. So a memoria che cosa contiene. Muti pezzetti di vita. Le cose tacciono. Siamo noi che ci illudiamo di ascoltarle. Come ci si congeda dalle cose prima di lasciarle? Meglio l'indifferenza o un brandello di cuore che se ne va?